stiamo vivendo un tempo particolarmente bello dell'anno liturgico. È il tempo dell'Avvento, quel tempo nel quale riviviamo ancora una volta la gioia serena dell'attesa della venuta del Signore. In questo tempo sono i profeti ad accompagnare il nostro cammino e con la loro compagnia impariamo ad attendere con grande speranza la venuta di quel Signore grazie al quale tutto è cambiato, tutto può cambiare, tutto cambia. Anche la pagina del profeta Isaia, che abbiamo ascoltato questa sera, è una pagina abitata dalla speranza, abitata dalla gioia, abitata dalla luce, perché il suo pensiero va verso quel tempo nel quale colui che atteso verrà, il Messia, Salvatore, e tutto cambierà, perché lui davvero porterà qualcosa di definitivamente nuovo nella storia del mondo e nella vita degli uomini. Noi riviviamo questa esperienza grazie alla liturgia della Chiesa e oggi abbiamo la grazia di incontrarci con una figura, quella di Santa Lucia, nella quale noi possiamo toccare con mano questa novità straordinaria immessa in una creatura dalla venuta del Signore Gesù. Lucia significa luminosa. È come se in Lucia, nella sua vita, noi potessimo contemplare che cosa accade nella vita di qualcuno nel momento in cui questa vita si apre alla presenza del Signore Gesù, di colui che è il Salvatore. Ella è luminosa e la vita di qualunque uomo, di qualunque donna che si apre alla venuta, alla presenza del Signore diventa luminosa come quella di Lucia. Ci sono tre caratteristiche che delineano l'esperienza spirituale di questa santa e sono queste: il coraggio, la fedeltà, il dono di sé. Sono queste tre caratteristiche che delineano ciò che ha portato in lei l'incontro col Signore Gesù, l'incontro con colui che è diventato l'amore della sua vita. Coraggio, fedeltà, dono di sé. Lucia è stata coraggiosa nel vivere la propria fede, è stata coraggiosa nell'affermare la propria appartenenza a Gesù Cristo, è stata coraggiosa nel partecipare agli altri, la gioia del Vangelo. È stata coraggiosa, non si è tirata indietro, non è scesa a compromessi, non si è nascosta. L'amore che aveva toccato la sua vita è rimasto visibile anche nel momento della difficoltà e della prova. La presenza del Signore che ha caratterizzato la sua vita non è scesa a compromessi mai, in nessuna circostanza. È stata coraggiosa nel vivere la propria appartenenza a Cristo. È stata fedele perché non ha annacquato
quella parola che l'aveva raggiunta. Non ha reso meno splendente quell'amore che le era stato donato. Non ha messo tra parentesi la voce del Signore, quando forse poteva essere umanamente comodo metterla. È stata fedele, fedele, fino alle estreme conseguenze. Non si è tirata indietro, mai. E ha vissuto nel dono di sé. Si è data. Non ha dato qualcosa, ha dato se stessa. Addirittura ha dato la vita, ha versato il suo sangue per colui dal quale si sentiva amata. Ha versato il sangue per lui, per lo sposo della sua vita. Una ragazza coraggiosa, una ragazza fedele, una ragazza che si è donata senza risparmio e senza condizioni. Perché? Perché aveva incontrato il Signore Gesù vivo, l'aveva accolto nella sua vita, l'aveva reso luce dei propri occhi, l'aveva reso il tutto per lei. E in questo Lucia non è un caso strano, ma è il caso normale di una vita vissuta nella fede. Perché la fede è questo, è lasciarsi incontrare da questo Signore che cambia l'esistenza, perché la riempie di un'esperienza di amore unica, a motivo della quale si diventa coraggiosi nel testimoniare questa fede, si diventa fedeli nel vivere questa fede, si diventa luminosi nel donarsi a motivo di questa fede. Lucia è davanti a noi come luce che illumina il cammino della nostra esistenza cristiana. Ma che cosa significa per noi oggi, in modo concreto, incontrare il Signore Gesù che viene a visitarci? Perché la sua venuta e la sua presenza in noi trasformino in bellezza e in splendore, in luce, la nostra vita. Perché lo dobbiamo ricordare in questi giorni. Il Natale non può essere semplicemente il ricordo della venuta del Signore in un clima di sentimento, di gioia superficiale. Il Natale deve essere semplicemente il celebrare un incontro che poi si realizza per ciascuno di noi nella quotidianità dell'esistenza, ed è per questo che trasforma l'esistenza. Ma come? Dove? Il Signore è vivo in mezzo a noi, e il Signore parla con la sua voce. Ogni giorno, nell'ascolto della sua parola, noi viviamo l'incontro col Signore Gesù che trasforma la nostra vita. Ma noi abbiamo la gioia di vivere ogni giorno l'incontro col Signore che ci parla? Non possiamo non chiedercelo, perché se il Signore è un vivente che è qui in mezzo a noi e che oggi ci rivolge la sua parola, non possiamo non rinnovare quotidianamente l'esperienza dell'ascolto della sua voce, dell'ascolto della sua parola. Il Signore viene a noi e ci incontra ogni giorno nell'Eucaristia. È proprio Lui, non è soltanto la sua voce, è proprio Lui. È Lui risorto e vivo nel suo corpo e nel suo sangue,
attraverso cui vuole donarci la propria vita, attraverso cui vuole incontrarci ogni giorno, attraverso cui vuole essere il compagno di strada fedele che non ci abbandona mai, attraverso cui vuole accogliere le nostre gioie, i nostri dolori, le nostre speranze, i nostri progetti, attraverso cui Egli è presente davvero nel cammino di ogni nostra giornata. Non possiamo non chiederci qual è la nostra relazione quotidiana con l'Eucaristia, se è vero come è vero che l'Eucaristia è Lui presente e vivo in mezzo a noi. Quale incontro è possibile col Signore Gesù se non lo ascoltiamo ogni giorno nella Sua parola, se non lo incontriamo ogni giorno nell'Eucaristia? Ma c'è un altro modo attraverso il quale Egli viene a noi e lo incontriamo nella nostra esperienza. Sono i sacramenti, e in particolare il sacramento della riconciliazione. Lì è Lui che dice la parola del perdono. Lì è Lui che ci abbraccia con un abbraccio di misericordia. Lì è Lui che ogni volta ci accoglie nonostante la nostra miseria. Lì è Lui che non si stanca di perdonarci nonostante le nostre cadute, ricadute, ripetute infedeltà e ritardi. Lì è Lui. Non possiamo non domandarci quanto e come ci accostiamo a questo sacramento. Perché come possiamo incontrarlo se non lo incontriamo lì, nella festa del perdono e nella gioia di una misericordia che ogni volta ricostruisce il nostro cuore ferito, il nostro volto deturpato, la nostra vita infangata dal peccato e dal male? E poi, la comunità cristiana, perché non dovremmo dimenticarlo, che là dove siamo riuniti nel Suo nome, Egli è in mezzo a noi, e lo è davvero, non per finta, facendoci sentire il calore della fraternità e dell'amicizia, facendoci sentire la bellezza del sentirsi accolti in una famiglia, facendoci percepire la gioia straordinaria di ritrovarsi insieme, condividendo la stessa fede, condividendo lo stesso cammino, condividendo le stesse speranze, mettendo insieme gli stessi dolori e le stesse cadute, insieme, perché Lui c'è, Lui è lì e ci rende un cuor solo e un'anima sola. Non possiamo non chiederci qual è la nostra esperienza quotidiana nella comunità cristiana. Se lì il Signore è presente e vivo, come lo incontriamo se non lo incontriamo lì? La parola, l'Eucaristia, la riconciliazione, la comunità cristiana, è lì che oggi Egli si fa incontro a noi, è lì che Egli oggi viene. È lì che Egli oggi trasforma la nostra vita. Che cosa significa allora vivere l'Avvento? Significa non soltanto prepararci all'incontro che rivivremo il giorno del Natale. Significa riappropriarci di quel dono straordinario che è l'incontro quotidiano col Signore Gesù, che ogni giorno viene e bussa alle porte del nostro cuore, lì dove Egli ci ha promesso di essere fedelmente, senza abbandonarci mai. Stasera guardiamo a Santa Lucia e rimaniamo colpiti, affascinati dalla sua luminosità, e desideriamo che sia anche nostra. La interroghiamo e le chiediamo: ma com'è stata possibile questa tua luce?
Vorremmo che fosse anche nostra. E lei ci risponde: perché io ogni giorno ho incontrato il Signore Gesù e ho vissuto con Lui. E allora questa risposta ci accompagni in questo tempo di avvento, ma in ogni giorno della vita, e diventi per ciascuno di noi un impegno nuovo e rinnovato a lasciarsi incontrare dal Signore là dove Egli ci vuole incontrare, perché anche la nostra vita, in virtù di questo incontro di amore, divenga davvero luce e luminosa. Ha a che fare questo anche col nostro essere insegnanti, insegnanti di religione o insegnanti nella scuola? Ha a che fare questo? Sì, ha a che fare. Perché i nostri ragazzi, i nostri giovani, i nostri bambini hanno bisogno di luce, hanno bisogno di uomini e donne che siano luminosi, hanno bisogno di parole e testimonianza che trasmettano lo splendore. E questo splendore ce lo dà Gesù Cristo. Hanno bisogno di intravedere nella luce di ciò che facciamo, nella luce di ciò che siamo, nella luce del nostro modo di insegnare, di intravedere colui che di questa luce è la sorgente e la fonte, e colui che donando questa luce cambia davvero tutto, rende bella la vita e realizza la speranza dell'antico profeta, come l'ha realizzata in noi. Preghiamo per questo, perché la nostra vita possa essere così, la nostra vita in generale e la nostra vita di insegnanti, illuminata dall'amore del Signore e dunque luminosa per questi nostri ragazzi che sono cercatori instancabili di luce e sanno riconoscere dove la luce c'è. Hanno il fiuto per capire quando un insegnante porta loro la luce, quella vera, che viene dal Signore Gesù.